italiana che porterà gli attivisti internazionali, gli attivisti italiani. L'azione è bellissima. Internazionale della Spagna, della Francia, della Scozia, della Norvegia, del Canada, degli Stati Uniti, della Malesia, dell'Indonesia, del Sud America. Per essere sintetica non li elenco tutti, loro sanno che oggi qui a Roma c'è questa grande manifestazione. Mi hanno detto: commemorerete Vittorio? E io gli ho detto no, perché Vittorio non è morto. Vittorio è qui, nelle vostre gambe, nei vostri occhi, in tutto quello che ci avete scritto, nelle bandiere, nei messaggi che sono arrivati continuamente. E sono qui a nome di tutta la Freedom Flottiglia per chiedervi che tutta questa energia che vediamo oggi non finisca questa sera. Noi vi preghiamo, vi chiediamo di continuare a sostenerci durante la traversata da Piazza della Repubblica a Piazza Navona. Ci sono stati tanti interventi, abbiamo già sentito di che cosa si tratta. Noi siamo la società civile di paesi di tutto il mondo che si sta sostituendo al vuoto colpevole di tutti i governi che stanno in silenzio di fronte a quello che accade a Gaza, ma non solo a Gaza, ma in tutta la Palestina da decenni. E allora noi prenderemo il loro posto, saliremo su quelle barche, metteremo i nostri corpi, esattamente come faceva Vittorio Arrigoni, come fanno i suoi compagni dell'International Solidarity Movement, a qualunque costo. E partiremo da queste coste, dalle coste italiane, perché ne abbiamo il diritto, lo faremo nella piena legalità. E il nostro Presidente del Consiglio potrà dire quello che vuole, ma se ci vorrà fermare lo dovrà fare illegalmente. E così noi vi chiediamo di essere vigili, perché quando saremo in mezzo al mare avremo bisogno di voi che scendiate in piazza a chiedere protezione. Noi lo stiamo già facendo, stiamo andando all'Unione Europea, andremo alle Nazioni Unite, lo stiamo chiedendo al governo, lo stiamo chiedendo all'opposizione. Noi abbiamo il diritto di pretendere di essere protetti, perché quando saremo su quelle barche saremo in acque internazionali, su quelle barche saremo cittadini italiani come se fossimo su suolo italiano e nessuno ha il diritto di attaccarci. Abbiamo parlato negli interventi che ci sono stati prima di questo di una missione umanitaria. Io voglio essere ancora più chiara. La Freedom Flottiglia compie un'azione politica, perché noi andiamo a portare aiuti, ma andiamo anche a rompere l'assedio di Gaza, che è un assedio illegale, un assedio condannato dal diritto internazionale. E quindi quello che noi cercheremo di fare è di portare aiuti, ma di rompere l'assedio che stringe da più di 4 anni il popolo di Gaza in una morsa che lo sta facendo morire lentamente, una punizione collettiva. E quindi
perché siamo qui oggi a Roma a pretendere, non a chiedere, a pretendere che i nostri diritti vengano rispettati, a pretendere che il diritto internazionale venga rispettato, che le risoluzioni ONU vengano rispettate. Perché se così non sarà, se saremo fermati, noi ripartiremo e ci sarà una flottiglia 3, una flottiglia 4, fino a quando non romperemo l'assedio. Un'ultima cosa, vi chiediamo davvero che questo impegno continui oggi, domani, quando la flottiglia partirà, quando la flottiglia arriverà a Gaza oppure se non arriverà a Gaza. Questo è un momento in cui nella storia che ci sta circondando ci sono delle energie, c'è un'indignazione che sta crescendo. Gaza è anche qui, in questo paese. E dobbiamo cercare di lottare per Gaza, per la Palestina e per risvegliare le coscienze di tutti gli italiani, non solo di quelli che sono qui oggi, ma di quelli che ogni giorno Vittorio, con il suo lavoro di comunicazione e di informazione, cercava di risvegliare. Per cui a giugno, nella seconda metà di giugno, non prendetevi impegni, non andate in vacanza e stateci vicini. Grazie.